Scuola Viva offre ai nostri ragazzi delle opportunità che in maniera curricolare non sono possibili, tipo fare percorsi di arti marziali e farle anche miste. Le arti marziali per noi è stato un fiore all'occhiello anche per i risultati conseguiti dai nostri allievi. A luglio del 2019 i nostri ragazzi, soprattutto grazie a Scuola Viva, hanno potuto fare un approfondimento pomeridiano e quindi hanno conseguito due dei nostri allievi, due medaglie d'argento e due medaglie di bronzo ai campionati mondiali di Cina. Un'altra particolarità di Scuola Viva che ci ha permesso di esaltare il nostro tecnico tessile, con la libertà didattica che ne consegue, abbiamo unito una parte tecnica e una parte anche pratica, esaltando non solo la nostra storia che è evidente dai laboratori tessili, ma anche da un museo tessile che ogni anno visitato da centinaia di persone e da scolaristiche per quanto riguarda il Maggio dei Monumenti. Ciao, mi chiamo Francesca e ho 18 anni. Questo laboratorio consiste nell'insegnarci la preparazione e la progettazione di un vestito, un capo, una borsa. Partiamo da un cartamodello fino all'imbastitura e alla cucitura del vestito. Non ero appassionata di cucito e di moda prima di partecipare a questo corso. La cosa più difficile che avevo cucito prima di partecipare a questo corso è stato un portapastelli. Invece adesso abbiamo imparato a cucire degli abiti per una sfilata. In questa scuola ci sono anche dei telai, come potete vedere alle mie spalle, del fine 800 che sono visitabili nel Maggio dei Monumenti. Dopo la fine di questo corso proverò a continuare a cucire abiti, anche se è molto difficile trovare un lavoro di questo genere in campagna. Mi chiamo Vittorio Gelmi, ho 15 anni e sono vice campione mondiale di arti marziali cinesi. I progetti di Scuola Viva che ho seguito sono Taekwondo e anche Kung Fu. La differenza è che il Kung Fu, diciamo, è molto più fluido, invece il Taekwondo è come se fosse roccia. Sia nel Taekwondo sia nel Kung Fu ci sono diversi tipi di armi, però sono molto diverse fra loro. A me piace più il Kung Fu per un semplice motivo. Da piccolo, quando guardavo Bruce Lee nei film, dicevo: ma che cosa fa quell'uomo? E poi ho scoperto che era il Kung Fu. Ho partecipato a questi campionati mondiali in Cina e sono arrivato secondo, anche se non è in primo posto, però per me è un grande successo. La prossima medaglia, se la vincerò, la dedicherò a Scuola Viva.